Uccisa una donna a Pietraperzia, trentenne arrestata dai carabinieri. Caltanissetta, famiglia e disabilità al centro, progetto tra i più votati nell'ambito del bilancio partecipativo. Basse temperature anche a Caltanissetta, martedì e mercoledì le giornate caratterizzate maggiormente dal freddo. Una partita senza età nel campetto del quartiere Angeli. Sport, calcio, Nissa, seconda sconfitta casalinga consecutiva a tempo scaduto. Al Tomaselli si impone la Profavara. Bentrovati, uccisa una donna a Pietraperzia, trentenne, arrestata dai carabinieri. Tragedia in provincia di Enna, dove una donna di 32 anni, Laura Di Dio, ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni. Il delitto si è consumato a Pietraperzia, un paese dell'Ennese, nell'abitazione della vittima. La donna, fermata dai carabinieri, ha confessato l'omicidio dichiarando di essersi difesa dalla madre del marito. Poi, però, avrebbe aggiunto di non sopportare la suocera. La 32enne è stata fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana avrebbe aperto la porta di casa alla nuora, che poi l'avrebbe aggredita in cucina con un'arma da taglio. Solo da qualche tempo avevano ricominciato a parlarsi dopo anni di interruzione di ogni tipo di rapporto. Un fendente ha raggiunto la vittima alla gola. Sul luogo dell'omicidio si è recato il pubblico ministero della Procura di Enna, Michele Benintende. Intanto c'è sgomento e incredulità nel piccolo paesino di Pietraperzia. La notizia ha scosso tutta la comunità pietrina per il tragico fatto di sangue. È una tragedia, ha detto il sindaco Salvuccio Messina, che mai nessuno avrebbe voluto che si verificasse. Il vicario Don Osvaldo Brugnone ha espresso vicinanza alla famiglia con la preghiera e l'affetto. Stesso pensiero del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Miccichè. Si tratta di un tragico evento che ha sconvolto le famiglie e l'intera comunità. È un tragico evento che segna profondamente, oltre alla famiglia della vittima, anche la signora che ha commesso l'omicidio e la sua stessa famiglia. Furti e una tentata rapina. Due giovani sono stati arrestati a Gela. Due persone di Gela sono state arrestate dalla Polizia di Stato. Secondo gli inquirenti, sarebbero indiziate di aver commesso una serie di furti aggravati, una tentata rapina e altri reati tra febbraio e novembre dello scorso anno. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha analizzato una serie di episodi criminosi commessi a Gela tra febbraio e novembre dello scorso anno, per i quali risultano indiziati due fratelli gelesi, un 19enne e un 26enne. Il ragazzo di 19 anni è indagato per una serie di furti consumati e tentati su abitazioni ed esercizi commerciali. Tra i capi di imputazione anche il reato di ricettazione di una carta di credito rubata e l'indebito utilizzo della stessa, nonché l'illecita cessione di 83 grammi di hashish nascosti all'interno di un pacco postale recapitato presso una struttura penitenziaria dove si trovava ristretto il fratello. Entrambi sono indiziati inoltre di aver commesso una tentata rapina nei confronti di una persona procurandogli lesioni personali. Il 26enne sorvegliato speciale dalle forze dell'ordine risulta indagato per la violazione della misura di prevenzione cui è sottoposto e per il tentato furto, in concorso con altre due persone, di materiale edile all'interno di un cantiere. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica e ravvisando la sussistenza dell'esigenza cautelare, vista la gravità degli episodi delittuosi e le modalità con cui sono state portate a termine, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Essere cura avendo cura, iniziativa dell'Ordine dei Medici a Caltanissetta. Sabato pomeriggio al Teatro Margherita si è svolto l'evento denominato Essere cura avendo cura, nell'ambito della giornata del medico e dell'odontoiatra. È stato un momento scientifico, culturale e artistico, dove oltre alla consegna delle medaglie d'oro ai medici iscritti all'ordine da 50 anni e al giuramento dei neo iscritti, si è tenuta anche la prima nazionale del musical dedicato a Giuseppe Moscati per la regia di Michele Albano. All'evento sono intervenuti Giovanni D'Ippolito, presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, Giovanna Volo, assessore regionale alla salute, e Filippo Nelli, presidente nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurgici. Oggi celebriamo la giornata del medico e dell'odontoiatra in questa cornice meravigliosa del Teatro Regina Margherita, dove andremo a vivere dei momenti non solo di punto
sulla situazione sanitaria attuale, con le criticità e con quelle che noi riteniamo possano essere le soluzioni da intraprendere per superare queste criticità. Ma poi vivremo dei momenti toccanti come il giuramento dei neoiscritti, nuova linfa vitale per la medicina, e la consegna della medaglia d'oro ai colleghi che oggi festeggiano i 50 anni di laurea. Oggi è una giornata di festa per la professione medica, insieme con i ragazzi, i colleghi che sono laureati e che giureranno su quello che noi definiamo il giuramento professionale o di Ippocrate, ci sono i colleghi che hanno raggiunto il bel traguardo dei 50 anni di laurea. Insomma, un passaggio di testimone significativo in un momento storico che vede grandi cambiamenti anche all'interno della professione, sempre più l'intelligenza artificiale, i big data, la robotica influenzeranno in maniera sostanziale l'esercizio della professione. E come dire, sentire i colleghi che hanno già svolto 50 anni, che sicuramente metteranno l'accento sulla comunicazione, significa dare anche una prospettiva futura significativa, importante per i nostri giovani medici. E questo lo faremo anche noi attraverso una modifica del codice di deontologia medica. Stiamo lavorando proprio su questo. Ecco, i medici diventeranno sempre più bravi, diventeranno sempre più efficienti nel fare diagnosi, devono sempre di più però prendersi cura della persona, non soltanto della malattia. Ecco, questa dimensione globale della persona che, come dire, investe in tutta la sua portata, quello che è il bisogno di salute del cittadino sarà sempre di più per il medico quello, il suo futuro, il modo di esercitare la sua professione. Giuseppe Moscati, medico insigne, scienziato insigne, vissuto tra fine 800 e inizi del 900, è un uomo straordinario per levatura scientifica e morale. E quindi questa figura che attraversa i primi del 900 con una direzione specifica verso i suoi pazienti, i più poveri, che egli curerà fino alla morte. Caltanissetta, strade urbane, interrogazione del consigliere comunale Fabrizio Di Dio. Fabrizio Di Dio, consigliere comunale del gruppo misto, ha presentato una interrogazione consigliare con oggetto i servizi tra comune e IACP. Il consigliere, visto il permanere delle criticità dovute al dissesto delle strade urbane di proprietà IACP, che rappresentano un pericolo per i veicoli e per l'integrità delle persone, in particolare quelle che collegano via Padre Pio da Pietralcina con via Turati, chiede quali proposte e iniziative si intendono adottare per risolvere i problemi. Abbiamo ascoltato il consigliere Fabrizio Di Dio, l'assessore ai lavori pubblici Marcello Franciamone e Antonino Mameli, direttore generale dello IACP. Su questa annosa vicenda, che fin dall'inizio che ci siamo insediati abbiamo affrontato in commissione, l'ho portata addirittura il 18 dicembre del 2020, dove abbiamo convocato il direttore generale dell'IACP, il dottor Mameli, e l'assessore al ramo Frangiavone, e avevamo discusso sulla problematica delle strade IACP di uso pubblico. Non sapendo di chi fosse la responsabilità sul mantenimento e sulla, diciamo, cioè manutenzione di queste strade, ormai diventato un colabrodo, volevamo sapere come poter risolvere un problema che sicuramente colpisce la sicurezza dei cittadini. Queste sono strade, ne abbiamo tanto parlato con l'architetto Di Dio, che è presidente appunto della seconda commissione consiliare. Sono strade che sono di proprietà dell'IACP, praticamente rientrano all'interno del patrimonio dell'IACP, all'interno del quale negli anni passati appunto l'Istituto Autonomo Case Popolari ha realizzato gli alloggi sociali. E di fatto queste strade quindi sono di proprietà dell'IACP, come se fossero delle strade interne di un condominio sostanzialmente, però poi per prassi negli anni sono diventate ad uso pubblico senza nessuna, diciamo, senza nessuna convenzione, senza nessun accordo tra i due enti. E più volte ho sollevato il problema anche con gli uffici, i quali hanno evidenziato un problema di legittimità
sulla spesa di soldi appunto delle casse comunali su aree che in realtà del comune non sono. Appunto per questo mi ero fatto promotore di un incontro che potesse essere basilare per la realizzazione di un accordo tra appunto i due enti, eccetera, affinché si possa risolvere questo annoso problema. La problematica sollevata dall'architetto di Bilio è nota agli uffici dello IACP, perché ciclicamente si ripropone la stessa tematica: chi deve riparare le strade asfaltate all'interno della città di Caltanissetta, nello specifico quell'area all'interno delle palazzine costruite dall'IACP, ma in gran parte, forse nella quasi totalità, cedute agli assegnatari, per cui l'istituto non è più proprietario, rimanendo però in capo all'IACP la proprietà ancora delle strade. Tra la via Turati e la via Padre Pio da Pietrelcina. E più volte abbiamo ribadito che non è assolutamente compito dell'IACP provvedere alla loro manutenzione. Tra l'altro, questo è stato ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, che addirittura la strada, pur essendo di proprietà privata, deve essere manutenuta dal Comune. Politica, creare una coalizione di centrodestra compatta. Intervento di Alfredo Fiaccabrino e Salvatore Saia, rispettivamente vice coordinatore provinciale e coordinatore cittadino di Noi con l'Italia. Una coalizione di centrodestra per le prossime elezioni comunali, un'idea che viene accolta anche da Noi con l'Italia. La dirigenza provinciale di Noi con l'Italia, in sintonia con la segreteria cittadina, accoglie favorevolmente l'auspicio del capogruppo della Lega, Oscar Aiello, di creare una coalizione di centrodestra compatta anche a livello locale, al fine di presentare un programma unitario alle prossime amministrative del 2024, evitando di commettere gli errori del passato. Comincia così infatti il comunicato stampa. Il vice coordinatore provinciale Alfredo Fiaccabrino e il coordinatore cittadino Salvatore Saia inoltre ricordano di aver invitato a mezzo stampa già lo scorso dicembre ad un dibattito politico le forze locali di centrodestra. Nel comunicato si fa riferimento ai risultati delle ultime elezioni regionali e ad un percorso comune che possa rispecchiare la linea del governo nazionale. Il direttivo cittadino, si legge ancora, potendo vantare un fattivo sostegno a livello locale di persone competenti e disposte a lavorare a beneficio dei cittadini nisseni, è già pronto, in vista delle prossime amministrative, alla definizione di due liste di candidati al Consiglio Comunale, riconducibili ai valori che contraddistinguono il nostro modo di essere, nonché all'individuazione al proprio interno di degnissime figure, anche con pregresse esperienze amministrative, da porre all'attenzione della coalizione di centrodestra come ipotesi di candidato sindaco. E poi ancora si precisa, l'obiettivo principale di Noi con l'Italia è dare un contributo serio e trasparente al fine di articolare risposte efficaci e tempestive ai problemi che affliggono ormai da troppo tempo la città di Caltanissetta. Il comunicato infine si conclude parlando di una riunione con gli alleati di centrodestra che verrà convocata a breve dal segretario cittadino. Famiglie e disabilità al centro, progetto tra i più votati nell'ambito del bilancio partecipativo a Caltanissetta. Hanno presentato una proposta e adesso il loro progetto è rientrato tra quelli che hanno ottenuto più preferenze a seguito della votazione nell'ambito del bilancio partecipativo 2022. Si tratta di due giovani, Jessica Napoli, educatrice professionale sociopedagogica, e Cristina Ciotta, psicologa del ciclo di vita, entrambe inoltre assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Il progetto Agape Famiglie e Disabilità al Centro pensa proprio ai genitori di ragazzi e ragazze con disabilità, ma anche indirettamente ad esempi ai fratelli e sorelle, creando uno spazio a loro dedicato, un luogo di condivisione, ascolto, sostegno alla quotidianità e non solo. Si tratta di un progetto che abbiamo pensato per dare spazio alla genitorialità, in particolar modo quindi ai caregivers che si occupano 24 ore su 24 dei propri cari con disabilità. Quello che abbiamo pensato è di dare voce e spazio, uno spazio che sia protetto, ai caregiver di persone con disabilità, persone che vivono la disabilità dei propri figli e dei propri cari 24 ore su 24, poiché al di là della disponibilità territoriale, quindi dei centri di riabilitazione, delle scuole, dei centri rieducativi, abbiano possibilità di vivere
al meglio, di gestire al meglio i figli o comunque le persone care di cui si occupano con le tecniche adeguate e le conoscenze adeguate. Nel nostro progetto abbiamo pensato di strutturare dei corsi di formazione ad hoc relativi appunto alle diverse categorie di patologie e disabilità e dei parent training in modo da appunto far acquisire a queste persone le conoscenze adeguate e utili per la gestione della disabilità all'interno proprio del nucleo familiare e quindi andare a ristabilire delle dinamiche funzionali per favorire il sostegno a queste persone e anche a loro stessi, quindi un equilibrio familiare migliore. I corsi di formazione saranno strutturati secondo conoscenze teoriche, quindi per comprendere al meglio le dinamiche delle disabilità, come funzionano, da dove nascono e come si sviluppano all'interno del ciclo di vita, quindi sia del bambino che dell'adulto. Il parent training invece viene fatto apposta per insegnare ai caregivers le tecniche più adeguate per gestire i comportamenti problema, i cosiddetti comportamenti problema. Poterli gestire è importante per ristabilire gli equilibri giusti. Stop al bullismo ora, iniziativa di Casa Rosetta per prevenire e contrastare il fenomeno. Un fiocco blu, simbolo della giornata contro il bullismo. Uno studente su cinque in Sicilia ha vissuto episodi di bullismo, dato che si somma alla dispersione scolastica ed altre povertà educative. Altro grande problema che riguarda sia la regione che il territorio nisseno, balzato anche pochi giorni fa alla cronaca per nuovi episodi. Per sensibilizzare, prevenire e combattere questo fenomeno, Casa Rosetta, da oggi fino al 9 febbraio, ha dato il via ad una 4 giorni di incontri con specialisti dell'associazione. Come sottolinea il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, si tratta di un'azione correlata con la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo istituita in concomitanza con la giornata europea della sicurezza in rete per contribuire a prevenire e contrastare il fenomeno in diffusione. A Caltanissetta, come nel resto della Sicilia, il bullismo è un problema reale. La percentuale di minori che ha subito atti di bullismo o ha partecipato a episodi di bullismo e cyberbullismo è del 18%. I giovani hanno un'età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Spesso si tratta di situazioni in cui l'aggressività non è canalizzata in modo adeguato e quindi il bullismo trova appunto terreno fertile, contenitore. Questo è un campanello d'allarme. Un adolescente su 10 pensa al suicidio e 10 compiono atti di autolesionismo. Le vittime hanno paura e quindi il sentimento principale che sentono è quello di scomparire e non andare a scuola è uno dei fenomeni più comuni che si incontrano tra i giovani. Ci troviamo in una rivoluzione educativa, dei modelli educativi e di socializzazione e quindi è indispensabile che tutte le agenzie educative, a partire dalla scuola e dalla famiglia, cerchino di creare un lavoro integrato, un lavoro che guidi i ragazzi nel loro percorso di crescita. Per questo motivo Casa Rosetta ha intrapreso questa azione di sensibilizzazione e prevenzione all'interno delle scuole, per cercare di combattere precocemente il fenomeno. Gli atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai bulli, secondo studi sul fenomeno, il più delle volte sono la ripetizione di gesti di violenza già vissuti tra le mura domestiche. Il centro è un luogo di ascolto, un luogo di aggregazione, è un luogo in cui si può condividere delle risposte e delle difficoltà comuni. Il centro è un'iniziativa che non fruisce dei contributi pubblici ed è totalmente autofinanziata da Casa Rosetta. Basse temperature anche a Caltanissetta, martedì e mercoledì le giornate caratterizzate maggiormente dal freddo. L'ondata di gelo proveniente dalla Russia non risparmia neanche Caltanissetta, che è iniziato il lunedì con 2 gradi. Le giornate più rigide saranno martedì e mercoledì, dove le temperature toccheranno i meno 4 gradi della minima e tra i 4 e i 6 gradi della massima. Il freddo è arrivato in tutta la penisola italiana. Già da ieri, domenica 5 febbraio, per l'intera settimana l'aria fredda che proveniente da est procederà verso occidente provocherà la formazione di un minimo di bassa pressione in corrispondenza della Sardegna.
Sardegna. L'evoluzione del vortice provocherà un aumento delle precipitazioni e l'abbassamento delle temperature, portando nevicate anche in pianura. Una settimana dove guanti, sciarpe e cappelli non mancheranno di certo e dove la prudenza in auto sarà indispensabile, munendosi di catene e di ancor maggiore prudenza. Una partita senza età nel campetto del quartiere Angeli a Caltanissetta. Venerdì 3 febbraio l'ex bocciodromo sito in via Angeli ha ripreso nuova vita con un gambetto da calcio dove è stata organizzata una partita denominata una partita senza età. È stata una gara dove adulti e bimbi hanno giocato per ufficializzare il nuovo campetto. In attesa dell'inaugurazione dell'orto sociale, infatti, all'interno dell'ex bocciodromo accadono piccoli miracoli. Sono stati donati per i bimbi del quartiere e tutti quelli che ne vorranno usufruire dei tubi con annessa rete di protezione, grazie a Lega Ambiente, Caritas Diocesana, Slow Food, Fidas e Rotary Club Caltanissetta. In più, l'amministrazione comunale del comune di Caltanissetta ha messo a disposizione le porte di calcio. Finalmente i bimbi potranno giocare in un vero gambetto di calcio. Il significato è attenzione al territorio e attenzione ai quartieri storici e più degradati della città. Noi con gli Angeli abbiamo un rapporto particolare, speciale. 4 o 5 anni fa abbiamo donato alla scuola il campo di basket, abbiamo messo i canestri, abbiamo fatto i percorsi di alfabetizzazione a scuola, abbiamo donato dei tablet e oggi, grazie a Lega Ambiente che ha preso questa iniziativa e ci ha coinvolto, e anche grazie al Comune, abbiamo realizzato questo campetto che vuole essere anche un segno, in qualche modo, di rinascita per il quartiere e per questi ragazzi che hanno adesso questo sfogo. Accanto c'era questo campo di bocce abbandonato e anche questo è un simbolo importante. Ma finalmente questo campetto diventa fruibile per il quartiere che ne ha tantissimo bisogno, i nostri ragazzi sicuramente se ne saranno felici, noi raccogliamo nella nostra scuola sicuramente tutti i ragazzi qui del quartiere degli Angeli e dei quartieri qui popolari nei dintorni degli Angeli. Molti ragazzi sono entusiasti che finalmente questo campo sarà fruibile e sperano che il campo sia attrezzato, abbia altre attrezzature per continuare nel gioco, che è molto importante soprattutto alla loro età. Stadio Tomaselli omologato per il rugby, soddisfazione della società nissena presieduta da Giuseppe Lo Celso. Buone notizie per il rugby nisseno. È stato omologato anche per il rugby lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Adesso la Nissa Rugby potrà riprendere l'attività agonistica fino ad ora bloccata e che aveva causato la mancata partecipazione al campionato di Serie C della Seniores maschile. L'attività della società, cara allo storico presidente Giuseppe Lo Celso, era proseguita nel mini rugby e nei molteplici progetti didattici e sociali. Ora potrà riprendere pienamente anche nelle competizioni agonistiche. L'omologazione è stata effettuata anche per le competizioni internazionali. Il direttore sportivo della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, ha espresso tutta la propria soddisfazione. In questo momento, per noi estremamente importante, un forte e sincero ringraziamento dobbiamo rivolgerlo alla Federazione Italiana Rugby, nelle persone del Presidente Nazionale Marzio Innocenti, del Presidente Commissione Impianti Giulio Donati e del Presidente Regionale Sicilia Gianni Saraceno. Grazie per aver sempre creduto tanto nel nostro territorio e nel nostro club. Vogliamo ritornare come un anno fa a essere epicentro del rugby siciliano, ha concluso, e con gli altri club del territorio possiamo farlo. Calcio Serie D, San Cataldese vittoriosa sul campo della Cireale. Grande vittoria esterna della San Cataldese di Pietro Infantino. È stata la rete del solito Zerbo su calcio di rigore a regalare il sorriso contro la Cireale a margine di una partita combattuta sul campo di Troina. Una partita delicata soprattutto per i padroni di casa che dovevano dimenticare la precedente sconfitta. Così non è stato, con la Cireale che si è dovuta arrendere alla solidità della San Cataldese che continua a sorprendere per personalità nonostante la giovane età di molti calciatori a disposizione di Infantino. Intanto nel girone I di Serie D continua il dolce monologo del Catania che ha superato in trasferta il Castrovillari. Importante vittoria per il Trapani sul campo della Cittanovese, mentre il Locri ha consolidato il secondo posto in classifica grazie alla vittoria arrivata nel finale contro l'Elicata. Questi i risultati della 22esima giornata del campionato di Serie D, girone I.
Canicattì Santa Maria Cilento 2-1, Castrovillari Catania 0-2, Cittanovese Trapani 2-3, Acireale San Cataldese 0-1, Lamezia Terme Real Aversa 1-0, Locri Licata 2-1, Marianese Vibonese 2-0, Città di Sant'Agata Ragusa 1-0, Paternò San Luca 0-0, per una classifica che vede sempre primo il Catania 57 punti, Locri 43, Città di Sant'Agata Lamezia Terme 39, Licata 35, Vibonese 34, Trapani e Canicattì a 32, San Cataldese 30, Santa Maria Cilento 28, San Luca 26, poi il gruppetto con Acireale, Castrovillari e Ragusa a 23 punti, Real Aversa 22, Cittanovese 21, Paternò 18, chiude la Marianese a 14 punti. Eccellenza Nissa, seconda sconfitta casalinga consecutiva, a tempo scaduto. Al Tomaselli si impone la Profavara. La dura legge del gol e soprattutto dell'ex condanna la Nissa alla sconfitta contro il Profavara. Partita condizionata dal forte vento e il primo tempo si blocca con delle bagarre a centrocampo senza che le due squadre si facciano del male. Nella ripresa gli uomini di Alessio Sferrazza cercano di comprimere la squadra favarese nella propria metà campo, avendo molte occasioni soprattutto con Esposito, che sulla fascia destra rimane sempre il più attivo dei biancoscudati, e con Morales che sembra avere una marcia in più dei suoi compagni ma manca sempre il passaggio filtrante. Quando tutto sembra portare al pareggio finale, ecco che la maledizione dei minuti finali come contro l'Acragas riappare. Cross dalla destra di Lapiana ed ecco spuntare Mattia Retucci, che infila dietro la porta di D'Amico, che gela il Tomaselli e proietta il Profavara sempre più in alto. Alla Nissa rimane l'amaro in bocca e i playoff si allontanano sempre di più. Eccellenza, girone A, i risultati della 20ª giornata. Resuttana, Nuova Città di Gela 2-1. Casteldaccia Parmonval 2-1. Don Carlo Misilmeri Cus Palermo 8-0. Leonfortese Castellammare 3-0. Mazzara Mazzarese 0-0. Oratorio San Ciro e Giorgio Acragas 1-0. Sciacca Enna 1-1. Nissa Profavara 0-1. La classifica: Enna 48, Acragas 46, Profavara 42, Don Carlo Misilmeri 40, Mazzara e Sciacca 34, Mazzarese 32, Casteldaccia 28, Nissa 25, Leonfortese 23, Oratorio San Ciro e Giorgio 22, Resuttana e Castellammare 17, Nuova Città di Gela 13, Cus Palermo 11, chiude la Parmonval a 8. Sicuramente resta l'amaro in bocca dopo aver espresso questo tipo di partita contro un Profavara terzo in classifica. Penso che li abbiamo messi sotto per dal primo al 90esimo. Poi è normale che concediamo qualcosina e in quelle concessioni che noi andiamo a fare prendiamo pure il gol e poi diventa durissima. È veramente un peccato perché i ragazzi hanno dato l'anima. Sono andato nello spogliatoio facendogli complimenti perché non potevo fare altro, hanno sudato la maglia, si sono impegnati, l'unica cosa che non è venuta è il risultato, ma poi per il resto sono veramente soddisfatto per il gioco espresso. Manca magari un po' di cattiveria in più, un po' di cinismo in più che sotto porta non guasta mai, perché con 8, 10, 12 palle gol è inammissibile non mettere la palla in rete e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Sinceramente dico, è vero che la Nissa ci ha messo un po' in difficoltà, però dire che ci ha messo i 90 minuti in area di rigore, non ha avuto sicuramente le sue occasioni, però anche noi abbiamo avuto 3 situazioni, 4 che non siamo riusciti a sbloccare e poi alla fine magari al 92esimo con un pizzico di fortuna siamo stati anche bravi a sfruttare l'occasione che ci siamo creati. Sapevamo che era una partita difficile, una partita che c'era da soffrire. L'abbiamo fatto anche abbastanza bene perché ricordo anche che avevamo 5 assenze importanti, però devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente una grandissima prestazione sotto l'aspetto dell'impegno, del sacrificio,
e poi alla fine siamo stati premiati noi. Nulla a togliere alla Nissa, perché sicuramente ha fatto un'ottima partita, magari il risultato li penalizza un po' perché sinceramente forse non meritavano neanche di perdere, però il calcio è così. La legge non scritta è gol dell'ex, se non sbaglio, quindi diciamo che mi pesava sulle spalle perché ci tenevo a fare bene, ma non tanto per la questione ex, ma più che altro perché la squadra aveva bisogno di me. Che diciamo sono arrivato qua nel mercato di gennaio, non ho avuto modo di incidere. In questa settimana, tra squalificati e infortunati, mister mi ha chiamato in causa. Io ci tenevo, stavo lavorando per questo. E sbloccare una partita come quella di oggi, che era molto difficile, che abbiamo sofferto molto, diciamo che è un premio in più, un premio per il lavoro fatto in settimana. Da quando sono arrivato qua a Favara ho parlato col direttore per quanto riguarda l'obiettivo. Sono arrivato a dicembre e il direttore mi ha detto: pensiamo partita dopo partita a fare il meglio possibile, non, senza rammarico, senza lasciare punti per strada, che le altre, il cammino delle altre ci interessa fino a un certo punto, a noi interessa far bene e poi quello che viene, viene. Di sicuro non vogliamo rimpianti. Basket Serie D, l'Invicta supera il Sant'Agata e consolida il primato. Non si ferma più la marcia dell'Invicta, che con il risultato di 83-54 supera il Sant'Agata e consolida il suo ormai aritmetico primo posto. Gli uomini del coach Spena giocano sul velluto e, trascinati da un superlativo pari dei giusti, danzano sul parquet del Pala Cannizzaro. Partita giocata a livelli altissimi dai cestisti nisseni, che sono ormai padroni dei propri mezzi ed offrono al sempre più numeroso pubblico del palazzetto trame di gioco raffinate, con ogni giocatore sempre al posto giusto. Aspettando i play-off di fine stagione, l'Invicta scenderà in campo sabato 11 febbraio nella lunga trasferta a Capodorlando contro la Capo Basket. Basket, Serie D, Girone B, i risultati della 12ª giornata. Leonardo da Vinci, Capo Basket, 74-78. Invicta Sant'Agata, 83-54. Virtus Trapani, Zannella Cefalù, 69-82. Riposa Basket Messina. La classifica. Invicta, 20. Capo Basket e Zannella Cefalù 14, Sant'Agata 10, Leonardo da Vinci 6, Virtus Trapani 4, Basket Messina 2. La matematica ci dà ragione, siamo primi, ancora non ci sentiamo appagati e lavoreremo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, anche perché partite facili non ce n'è. Si è visto stasera, i primi due quarti eravamo ancora punto a punto, si può dire, abbiamo chiuso sopra di 10, ma nella pallacanestro 10 punti sono un attimo recuperarli. Noi pensiamo ad allenarci e pensiamo che le prossime partite saranno dure e difficili in previsione dei playoff. Poi alla fine dell'anno tireremo le conclusioni. La nostra testa è a questa stagione, pensiamo a questo campionato che ancora è lungo. Oggi devo sottolineare la prova di Fabio Amato. Fabio Amato è stato monumentale al rimbalzo, è stato monumentale in difesa, non facendo muovere i lunghi avversari che non sono dei lunghi facili da marcare. Ma soprattutto Fabio ha avuto la pazienza di aspettare il suo turno. Non ultima la partita a Cefalù, non ha toccato campo, è ritornato ad allenarsi con voglia e grinta. E questa sera ha dimostrato a tutti che c'è. È stata una settimana molto dura, perché questa qua è una partita che noi tenevamo. Quando siamo primi vogliamo continuare fino alla fine ad arrivare a prendere punti, punti su punti. Per fortuna abbiamo giocato bene, anche se all'inizio eravamo un pochettino fermi, però abbiamo fatto squadra e siamo andati avanti. Volley femminile, terza sconfitta consecutiva in trasferta per l'Alba Verde Caltanissetta. Terza sconfitta consecutiva in trasferta per l'Alba Verde, in casa di una region assetata di punti salvezza. Ancora una delusione fuori dalle mura amiche per le nissene, per un passo falso molto più netto di quanto non dicano i punteggi. Nelle ultime tre gare in trasferta, in ben 5 set su 9 persi, le pallavoliste nissene si sono trovate in situazioni con o netti vantaggi iniziali nel punteggio o in fase di rimonta a 2 punti dalla vittoria del parziale. L'epilogo è stato sempre la perdita del set con 2 punti di scarto, come del resto era accaduto a Gioiosa Ionica.
Anche nella gara persa a Reggio Calabria, il rendimento del complesso squadre e delle singole giocatrici è stato quindi in maniera decisiva sporcato dalla prestazione nelle fasi decisive della gara. L'Alba Verde torna dalla seconda trasferta stagionale in Calabria con 0 punti, guardando da lontano lo Zafferana volare e interrogandosi su un futuro che, dopo 4 sconfitte su 7 gare disputate lontano dal Palacannizzaro e con tante trasferte ancora da affrontare, mantenendo questo trend sembra attualmente talmente nebuloso da offuscare qualsiasi tipo di sogno di gloria. Appuntamento per l'Alba Verde sabato 11 febbraio al Palacannizzaro contro la Brico City. Volley, Serie B2, Girone M, 14ª giornata. Procori e Ricina, Pallavolo Crotone, 3-0. Ardens Comiso, Fidelis Torretta, 1-3. Zafferana, Funivia Etna, 3-0. Planet, Stefanese, 0-3. Brico City, Gioiosa, 0-3. Volley Region, Alba Verde, 3-0. Saracena, Cuscatania, 3-2. La classifica. Zafferana 38, Pallavolo Crotone 32, Alba Verde 31, Procori e Ricina 30, Fidelis Torretta 28, Gioiosa 27, Cuscatania 25, Saracena 19, Volley Region e Funivia Etna 18, Brico City 12, Ardens Comiso 6, Stefanese 6, Planet 4. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che ancora vedrà un'area di alta pressione sull'Europa centrale, lungo il cui bordo meridionale scorrono correnti fredde che continueranno a raggiungere l'Italia, quindi temperature che restano bassine, inoltre bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che comporta condizioni di maltempo sulle nostre isole maggiori. Vediamo infatti la nuvolosità presente appunto sulle isole, anche al mattino all'estremo nord-ovest, per il resto non mancheranno delle belle schiarite. Come precipitazioni, inizialmente la Sardegna, ma sarà poi soprattutto la Sicilia a vedere arrivare piogge diffuse anche con la neve nell'entroterra, a inizio giornata qualche fiocchettino di neve sulle Alpi piemontesi. Quindi in definitiva ci attende un martedì che tutto sommato ci regalerà anche ampie schiarite, però un po' di variabilità all'estremo nord-ovest, sulle isole maggiori, diciamo, soprattutto in Sicilia, qualche nuvola anche sul medio e basso Adriatico. Attenzione al vento che ancora si farà sentire sostenuto al centro-sud e temperature soprattutto che rimangono basse in tutta Italia. Per i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, centrale, Corso Umberto. Servizio notturno, Croce Verde, Viale della Regione,